Fa un po' tristezza, lasciamo perdere. Che sensazione è? Brutta. Si commuove il sindaco di Arezzo nel vedere questa edizione indubbiamente insolita del mercato settimanale del Giotto ai tempi del coronavirus. Il mercato infatti ha retto alle restrizioni per contrastare l'emergenza, ma ovviamente con delle importanti limitazioni. Via libera dunque ai banchi, ma solo di generi alimentari. È un po' triste la situazione del genere, però stare fermi è peggio. Vedo che anche la gente si muove, tutto con rispetto delle regole, perché vedi, anche qua è stato fatto tutto, penso, bene. Viaggiano tutti con le mascherine, la gente viene una alla volta, veramente tutti responsabili, non c'è da dire niente. Veramente la gente brava, veramente, conosce il pericolo. C'è autocontrollo, questa è ancora una situazione abbastanza tranquilla, questa su Arezzo, e c'è un buon clima comunque, c'è poi questo rinnovato spirito di nazionalismo, di solidarietà, poi terribile probabilmente poi quando tutto sarà a posto andrà a finire. La scorsa settimana lo stop del mercato aveva scatenato tensioni e polemiche tra gli ambulanti, poi la riapertura, ma solo per i banchi di cibo, gastronomia, frutta e verdura, come disposto dal decreto ministeriale. Dei quasi 300 banchi di una normale edizione, questa mattina ne restano così appena una quarantina. Perché c'è scritto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, confermato come interpretazione dal prefetto, che tutto ciò che è alimentare deve rimanere aperto, e questo come spiegazione, se volete, c'è anche il fatto che più sono i punti di vendita e meno pressione c'è sui pochi aperti, quindi va bene così. Basta fare qualcosa, basta lavorare, basta che incassi qualche soldo e porti a casa qualcosa, e la vita è questa, la vita è questa, la vita è così, che può fare? Bisogna lavorare, le tasse le bisogna pagarle, bisogna lavorare. Presente anche la Polizia Municipale di Arezzo per vigilare sulla corretta applicazione del decreto governativo e sul rispetto delle distanze interpersonali. Noi siamo qui addetti al controllo del rispetto delle disposizioni al mercato, che le persone si comportino correttamente, mantengano le distanze. Queste sono le prescrizioni, veramente la gente è responsabile. E come vedete entra una alla volta, a distanza di un metro, non c'è da dire niente. Veramente corretti. Qualora si verificassero irregolarità tra espositori o clienti, il Comune si è comunque riservato di valutare la prosecuzione o meno del mercato delle prossime settimane. Non c'è folla, no? No, non c'è stato folla. Tutto tranquillo.